Batti lei. Batti. Cazzarone. Ragazzi, abbiamo avuto un inizio fantastico. Buonasera a tutti. Non c'era il countdown, io attendevo il countdown. Siamo partiti alla grande stasera perché, scusate, siamo un po' cotti tutti e tre e io mi sono dimenticato di far partire il conto alla rovescia e quindi avete sentito, diciamo, le nostre simpatiche chiacchiere prima di partire per la diretta. Bene, doveva andare così. Luigi, a te la Sì, parola per stasera. l'ospite di stasera. Stasera sembra essere sul set di Occhi del Cuore perché abbiamo un regista qui che già sta dando spettacolo, come avete potuto vedere. Io invece sto aspettando il mio Biascica che mi sistemi la luce perché non riesco a trovare la quadra. Ma nel frattempo, cari amici di Pop Culture, stasera abbiamo con noi un ospite graditissimo. Io ho avuto il piacere di averlo ospite all'ultima, ormai lontanissima edizione del Taranto Comics, ben 2 lockdown fa, quindi ante-Covid. E AC, ante-Covid, bellissima questa, me la devo giocare. Ottimo. E abbiamo avuto il piacere di vederlo all'opera su Geppetto edito da Bugs Comics. Più recentemente, invece, lo scorso anno, all'interno del ciclo 666 di Dylan Dog, un autore promettente, un autore bravissimo che piace a tutti, grandi e piccini, ragazzi, non c'è nulla da fare. Signore e signori, Francesco D'Ossena. Ciao a tutti. Cosa fate in freestyle? È stato un inizio pirotecnico, ma forse uno dei più divertenti delle nostre live fino adesso. Ciao a tutti. Francesco, innanzitutto, Ciao, grazie. Francesco, benvenuto, piacere di è un piacere rivederti. Sì, è vero, siamo molto È un contenti che piacere. tu sia qui con noi a chiacchierare di fumetti. No, Questa ma serata. infatti ci eravamo sentiti con Luigi e sono contento che mi ha invitato anche perché l'edizione a Taranto è stata prima di tutto la mia ultima, perché dopo c'è stata una fiera, c'è stata Mantova e Bologna. Ma però comunque è l'ultima volta che ho respirato aria di mare, insomma. Ecco, Non vediamo l'ora bene, che bene. cominci anche la stagione delle fiere, il Taranto Comics, che tu possa tornare a trovarci qua a Taranto, perché comunque è sempre una bella esperienza. Volentieri. Intanto qui veramente arrivano un po' di persone. Ciao Lorella, buonasera a tutti con le stelline negli occhi per l'ospite di stasera, perché Lorella, insomma, è un'altra tua grande fan, Francesco. Grazie. Voi siete Benissimo. Francesco. Sì, Sì. fa un bel caldo bestia, quindi partiamo subito con le domande. Infatti, ovviamente, Francesco, ti volevo fare una domanda di quelle proprio easy, così per rompere il ghiaccio, è quella praticamente quando hai scelto di diventare un autore di fumetti e se c'è stata un'opera che ti ha spinto ad intraprendere questa carriera. Sì, è bello che ne parlavamo l'altra sera con Elena, con la mia compagna. Perché sì, Ce la saluti cortesemente, salutacela. Ti mi saluta, ti saluta. aspettiamo su Dampir, digli. Ah, e poi oggi è uscita anche la sua copertina di Dylan sul Color Fest, esce Ah, sabato. bene. Vabbè. Me la Abbiamo son qua persa allora. fresca, fresca da redazione. Ah, ecco, è la sua, scusate ragazzi, me l'ero persa questa. Perfetto, brava, Compri il complimentoni. bollino, però, vi prego. No, Coprite quel bollino, vi prego. quale Bello, pubblico? bello. Quello degli 80 anni. Bellissimo. Quello l'ho disegnato io, quindi non ti Si permetto. vede. Complimenti per il paint. Quando ho scelto di diventare fumettista, mi piaceva disegnarli, però ovviamente, cioè, penso con Dylan quando ho letto Memorie dall'Invisibile. Sembra scontato, ma i disegni di Casartano, li ho copiati tantissimo e volevo disegnare come lui. Quindi allora ho iniziato a farlo per gioco, come professione, abbastanza tardi. Diciamo che la passione per il fumetto, mi ha fatto venire la passione per il disegno.
quindi dopo ho avuto un percorso da liceo artistico, Accademia di Belle Arti, però per esempio ho fatto scultura, non ho fatto niente che riguardasse pittura o appunto disegno, e poi beh, comunque facevo il fumettista autodidatta. Ho iniziato tardi, perché comunque ho provato a pubblicare qualcosa intorno ai 20 anni, 20, 21, 22, ma non stava andando bene, ho ripreso da poco. Io ho ripreso a fare fumetti da 4-5 anni. Ma nel frattempo, voglio dire, ti sei discostato tantissimo da Giampiero Casertano, hai avuto modo di maturare un tuo stile straordinario, cioè, vero. Che non ha niente a che fare con il tuo punto di partenza, no? Cioè la tua fonte di ispirazione iniziale. Diciamo, nel mezzo poi c'è stato Andrea Pazienza, c'è stato Miller, c'è stato Breccia, fino ad arrivare il mio grande amore Dino Battaglia, sono stati un sacco di percorsi tortuosi che mi hanno portato a avere un'ispirazione del genere, insomma, quindi uno stile del genere. Ma comunque è stato un percorso abbastanza naturale e anche inaspettato, direi. Com'è riprendere dopo uno stacco? Nel senso, hai staccato per un bel po' di tempo tu dal fumetto. Ma guarda, vi faccio vedere una cosa che non te l'ho fatta vedere a te, Luca. Ah, ok. Abbiamo uno scoop, ragazzi. Lo metto a tutto schermo perché. Cioè, in realtà è una cazzata, però tipo io in casa ho pochissime cose appese mie, non è che mi piace vedermi tanto. Cinque anni fa ho disegnato questo, che bello. Che niente, è un personaggio di Moby Dick, e mi piaceva lo stile, ma è uscito a caso. Quale personaggio di Moby Dick è, Francesco? Se tu cazzo, non mi viene il nome, è praticamente niente, cioè diciamo era una curiosità, ma se non ti ricordo. Mi viene in mente Quebec, non è Samoa. Ah, l'Indios presente a bordo della nave, il compagno di Ismaele. Esatto. E avevo disegnato questo, mi era piaciuto, ho detto, ma va, che stile, mi piaceva questo stile, quindi dopo ho seguito questo disegno uscito a caso. Wow, fantastico! Ed è l'unico disegno che io... No, forse un altro. Comunque è uno dei pochi disegni che io ho preso in casa mia, perché è stato l'inizio di tutto. È uscita una cosa a caso che mi piaceva e l'ho approfondita. Per approfondire, bello. Intendi, hai proseguito con lo stile o sei passato subito a provare personaggi che già esistevano ridisegnati così? Anche ho cercato di capire perché mi piaceva prima di tutto, e dopo appunto ogni cosa che facevo volevo che si avvicinasse a questo disegno, rischiando un po' di manierismo, però alla fine poi le cose che facevo appunto 5 anni fa sono diversissime dalle cose che faccio adesso, per dire. Non è che mi piace, a me piace cambiare sempre, se no mi rompo le scatole, quindi appunto quello che viene fa anche parte della naturale evoluzione di un disegnatore, di un artista, no? Di cercare di mettere qualcosa di nuovo in ogni sua opera, no? Ma man mano c'è una certa evoluzione del tratto. Sì, anche perché diciamo che la ricerca che sto facendo adesso poi sembra mega autocelebrativa, ma veramente imbarazzo anche di queste cose. Tipo, a me non piace stare sulle cose tanto tempo, e quindi io cerco uno stile che mi permetta di fare cose veloci, ma che mi piace, che comunque mi soddisfino, perché mi piace. Non sono uno che sta su una tavola 20 giorni, cioè io la tavola devo finire in una giornata, o un disegno deve essere abbastanza fresco per finire in poco tempo, e quindi sto cercando quell'equilibrio tra comunque composizione, equilibri, neri, però voglio sempre che il disegno sia fatto veloce. Sarà perché comunque io non dedico il 100% del mio tempo al fumetto, perché di giorno lavoro, e quindi disegno nei momenti liberi dal mio lavoro normale.
questo, perché fare fumetto non è un lavoro normale. Ma, immagino il carico di stress, no? Che alla fine, voglio dire, disegnare. No, è arrivata una pandemia, fortunatamente. Ah, sì. Nel senso che ti aiuta per il fatto che comunque fai lo smart working e non sei costretto a sbatterti da un punto all'altro della città, perché magari i fumetti li disegni a casa e poi per entrare in studio. Perché se non ricordo male, sei, lavori nel campo della grafica, no? Sì, sono un grafico. Ma fortunatamente la mia azienda ha iniziato a fare smart working un anno e mezzo prima di questa situazione, quindi riesco anche a gestire molto bene il mio tempo. Prima invece era abbastanza stressante. Bene. Sì. No, dico, cioè, una cosa bella, io volevo recuperare un attimo un commento che ho fatto passare. Ecco, bravo, sì, Roberto. Roberto Corapi che dice: ciao a tutti e complimenti di cuore a Francesco, ho la fortuna di possedere l'illustrazione originale di Francesco che ho messo anche come profilo, un quadro meraviglioso. Ovviamente bello, il Dylan Dog. Di Roberto mi fa piacere. Una cosa che mi fa piacere tantissimo è quando c'è gente che compra cose da me e non ha mai comprato niente. Quindi Roberto ha preso un bel pezzo cioè era un pezzo neanche troppo a buon mercato, se devo essere sincero, ma mi ha fatto piacere che era così appassionato che lo voleva a tutti i costi e si è innamorato subito, quindi mi ha fatto vedere anche dove l'ha messo, dove l'ha appeso, sta benissimo. A me quando c'è qualcuno che non ha la passione del collezionismo ma che investe su di me è una delle gioie più grandi di questo lavoro qua, penso. Senti Francesco, io ho avuto modo, come anche Gianluca e Luigi, di vedere altre tue cose, le illustrazioni del Joker, Batman, ci sono delle cose meravigliose in giro, e mi domando se poi magari non stai pensando in un futuro prossimo di andare anche sul mercato americano, no, per proporre la tua arte. Ho provato negli ultimi mesi, io e un sceneggiatore americano abbiamo fatto un proposal per il mercato americano e la cosa stava andando un po' troppo per le lunghe, diciamo. Sono processi, era un soggetto originale, quindi non riguardava mondo DC o mondo Marvel, però volevamo proporlo a Comixology. Abbiamo iniziato un percorso per proporlo a Comixology, stava andando avanti bene, però insomma è andata avanti tanto. A me piace il mercato italiano, ma più che altro perché forse per una questione anche di tempi, magari, perché forse i ritmi di produzione in America sono un po' più stressanti, no? Ma diciamo che poi neanch'io, io non leggo fumetto americano, quindi non sono neanche gasato da cose che escono in America, non ho così la passione. Poi ovvio che ho la passione iconografica del personaggio, nel senso, a me Batman piace tantissimo disegnarlo, come magari Constantine, però diciamo che non sono appassionato a quel tipo di mercato, se non per determinate comunque storie, così, però non mi verrebbe mai di provare, almeno per adesso, di provare a disegnare Batman o usare il mio tempo per un proposal per Batman, quindi non è qualcosa che mi ingolosisce. Preferirei fare una storia magari, preferirei fare un soggetto magari originale che è più nelle mie corde e proporlo così, ma andare su quei tipi di mercati o di personaggi non, per adesso non è il momento. Comunque Francesco, continuano ad arrivare dichiarazioni d'amore da parte di chi ci sta. E infatti. Vuol dire, una cosa che ci fa molto piacere, c'è anche il messaggio di Massimo Chapeau che dice: la declinazione d'Osseniana di Dylan Dog è sicuramente una delle più suggestive e quindi migliori, con il punto di vista. Vai Gianluca. Ah, scusa. Parlando di mercati, tu preferisci fruire con il fumetto brossurato, il fumetto da edicola o il fumetto in digitale? Sia per le tue opere che come fruizione altrui. Ma digitale non lo leggo.
diciamo che fumetto d'edicola, compro bene o male Dylan Dog, non è che se, cioè, partendo dal presupposto che io leggo pochissimi fumetti, tipo È saltato già il domandone finale, ragazzi. no, no. No, ormai stiamo andando a ruota libera perché stasera abbiamo capito che diciamo che la devozione anche un po' ci ha giocato qualche brutto scherzo così. No, questo è l'ultimo fumetto che ho comprato, per dirvi quanto io sia aggiornato. Beh, la cosa è così. Ah, beh, È sì. quello originale o è quello No, no, in italiano, però per una cosa che italiano? sto facendo, a parte che è un fumetto da avere, però è più. Volumazzo niente male, cioè non pensavo che Bello come edizione. fosse Ma no, molto. questa è una delle prime, questa, no? Perché non lo so, però è bella Ah come no, edizione. forse la prima era più piccola. Questa è Magic Blast. Sembra la copertina di American Psycho, cioè mi ricorda questa cosa qui. Però, insomma, questo è un fumetto che ogni disegnatore dovrebbe avere in casa sua dalla sua nascita, insomma. E io l'ho comprato settimana scorsa. Va bene. Senti Gianluca, c'è Roberto che ti risponde e dice: penso che la nostra generazione il fumetto digitale non lo accetterà mai. Non sono proprio tanto d'accordo, almeno io, ha detto lui giustamente. Cioè, diciamo che io, per esempio, anche se non faccio follie, comunque riesco a leggere il digitale. Però tra di noi sappiamo già che c'è chi lo accetta e chi meno. No, ma diciamo, se poi una bella storia arriva solo in digitale, non è che non la leggo da partito preso. Insomma, se gli autori hanno deciso di proporre quella storia con quel canale lì, avevano pensato che sia giusto, è ovvio che preferisco comprare un oggetto. Però, per esempio, la storia che avevo fatto per l'America probabilmente sarebbe andata in digitale perché era per Comixology, che ragazzi sta facendo dei numeri incredibili adesso. Quindi non è Frattempo, da. scusa se ti interrompo, Francesco, giusto per sal salutare Gianmarco De Francisco che è venuto a trovarci. Ciao Gianmarco. Ciao, ciao Gianmarco. Vai Scusami, Gianluca, stavi per chiedere qualcosa, se no, no ce no, n'ho io chiedevo a un'altra te. domanda. No, vai, vai, Allora, così. è la mia volta. Tornando un attimo invece alle tue opere, tornerei un attimo su Dylan Dog. Correggimi se sbaglio, ma il tuo esordio sulla serie regolare è stato col 402, giusto? Ricordo bene, Sì. non vorrei fare. Ecco, perfetto. Sì. Nel momento in cui il tuo nome compare al centro tra Corrado Roy e Nicola Mari, che sensazione hai provato? Nel senso, io sono stato contento perché comunque apprezzando il tuo stile, e nel momento mi sono messo un attimo nei tuoi panni, ho detto, bah, sentire, trovarsi in mezzo a questi due mostri sacri, queste due colonne di Dylan Dog, tra l'altro in un ciclo che comunque ha fatto già la storia, cioè tu esordisci all'interno di un ciclo che un attimino ha rimescolato le carte dell'universo dylandoghiano. Raccontaci un po' il tuo punto di vista d'autore di quella storia. Ma infatti io ogni tanto vado a rivedermi l'intervista che ho fatto con Luca perché ero fresco di quell'edizione lì e mi piace, boh, sarò per edonismo, insomma, mi piace rivedermi emozionato ancora e lo sono ancora adesso, quindi confermo che io ogni tanto la notte, prima di andare a letto, mi riguardo il mio nome in mezzo. No, no, è una bella sensazione. Fortunatamente non c'è stato molto tempo per pensarci su troppo, perché comunque 20 tavole devono essere fatte poco più di un mese, un mese e mezzo, insomma. E quindi mi sono reso conto molto dopo in mezzo a chi ero, anche se lo sapevo. Diciamo che mi sono autodifeso a non pensarci, perché sennò andavo in panico ulteriormente. Però è stato bello, cioè perché loro sono due autori con cui io sono cresciuto e poi parere personale, secondo me Mari
in quel frangente ha fatto un numero esagerato, rimane esteticamente un numero dei miei preferiti, a parte anche l'ultimo Old Boy è fenomenale, sta facendo di quelle cose che mi lasciano senza fiato, quindi è veramente un orgoglio, guarda, una delle cose su cui vado più fiero nella mia vita, ovviamente, e spero di far sempre meglio. Siete confrontati mentre sviluppate le tavole per il 402 o ognuno ha lavorato per conto proprio su questa storia? C'è stato un momento in cui ho dovuto dare a Corrado delle immagini del cimitero e di come avevo realizzato la morte, perché sono stato il primo a disegnarla, quindi lui doveva andare in continuità. Quindi ho dovuto dare le immagini della morte a Corrado e niente, invece con Nicola non c'è stato un allineamento, ma comunque con Nicola ho anche più confidenza, quindi gli scrivevo ogni tanto per farmi dar coraggio, insomma. Comunque, bello. Sto guardando ora, me lo sto rivedendo ora, ci sono delle immagini molto suggestive. L'ho riletto, in nottata, poi sono delle tavole meravigliose. Ecco, ricordo quindi... anche un... Aspetta, quindi... Dicevo, no, scusa Gianluca, una piccola parentesi, perché ricordo ancora il post di Francesco di quando uscì questo volume, che voleva magari andare in giro a pavoneggiarsi, ma giustamente incontrare un po' di gente, visto che era appena uscito questo volume, che è uscito in concomitanza con l'inizio delle piccole zone rosse, quella prima della zona rossa nazionale, quindi ricordo ancora con affetto quel post. Ero dalla tua, Francesco. Sì. Che poi calcola che a me è stato detto di fare questo Dylan il giorno in cui io sono venuto a Taranto. Diciamo che è un viaggio molto fortunato. Io per andare a Taranto ho perso l'aereo il primo giorno. Esatto, ricordo, è vero. La mattina dello stesso giorno mi ha contattato Roberto per questo volume, e quindi Taranto me la sono fatta con l'ansia di fare 20 tavole in poco tempo, però no, è stato bello. Ed effettivamente sì, è stato il primo album in pandemia, si può dire, perché è uscito a marzo, se non sbaglio, sì. 28 febbraio. Sì, l'album di marzo, diciamo, che esce esatto. a fine mese precedente, esatto, giusto. Beh, a Taranto eravamo a metà dicembre, quindi sì, in effetti li hai realizzati in pochissimo tempo. Questa che dice che sono bravissima è mia mamma, per dirvi. Beh, direi che ha ragione comunque. Non è amore di mamma, è vero. Sì, amore di mamma. Amore di mamma. Ragazzi, sommando tutto, hai fatto le tavole praticamente, dunque, hai avuto poco tempo, 20 tavole, hai già detto che non ami, tra virgolette, metterci troppo sulla stessa tavola, quindi le hai fatte praticamente in buona la prima? Avevi già in mente tutto quando le hai fatte? Bene, la sceneggiatura era fatta apposta per me. A me metti cimiteri, nebbie, zombie, tombe. Era proprio perfetto. Sì, bello. Ci sono stati due momenti di confronto dove... Buonasera Gaia. C'è una scena dove si vede la casa dall'alto di Dylan in mezzo alla nebbia. Io lì avevo fatto una veduta invece più orizzontale, invece Roberto appunto voleva che io la facessi come la sua sceneggiatura, e aveva ragione, perché è di una desolazione, e tantissima gente mi ha detto che questa... Ah sì, bellissima. E io invece non volevo fare la casa vista in orizzonte. Lui mi ha detto, la fai così, e aveva ragione. Invece sulla parte della scena di sesso finale, lì invece lui voleva più una panoramica, invece io volevo che fosse qualcosa di più viscerale, con queste statue che si deformano
nell'amplesso, insomma. e mi piace anche quello. Aspetta, no? Aspetta, se la trovo. Ti sei riguardato anche Della morte dell'amore per farlo? Sì, film. Sì, sì, sì. E soprattutto anche il fumetto che fece Villa. Quello di Oriente Express, dici? Esatto. Quello uscito su Oriente Express. No, cosa... una delle prime incarnazioni di Dylan Dog, no? Cioè che poi lì era Francesco della Morte ancora, con il volto molto spagnoleggiante. Sì, sì. Poi ci sono state delle tavole di Freghieri, dove appare Della Morte, se non mi sbaglio, non mi ricordo che albo. Speciale 3. Orrore Nero. Orrore Nero. L'ultimo della trilogia degli orrori. Sì. Eh sì, altro quando Nero e qual era l'altro? Il Club degli Orrori. Il Club degli Orrori, sì. Avete studiato, bravi. Sì, è vero, è vero. Trivial di Dylan Dog. E quello è vero, e forse è nella regolare, nella saga di Dylan Dog, è la prima e unica volta che compare Francesco della Morte. Cioè, o meglio, c'è sì, stato sì, è vero, che... credo che non ci sia. No, c'è stata messa anche una breve di quelle che venivano messe in fondo agli albi Mondadori che ripescavano, lo ripescavano, però è... No, non ricordo onestamente. Sì, ce l'ho da qualche parte, non mi ricordo se è in fondo a uno dei... Mi ricordate i cartonati della Mondadori che uscivano quelli... Sì, ricordati? Mettevano la storiella breve all'epoca, e sì. C'era una breve, se non mi ricordo male, che ripescava Della Morte, che era la sera... alla fine dell'albo di Orrore Nero, poi ti facevano vedere con 20 paginette la serata dei due insieme prima della ripartenza, però vado a memoria, quindi due volte in tutto. Allora ragazzi, nel frattempo recupero qualche commento, c'era questo commento relativo a quello di cui stavamo parlando prima di Massimo Chapeau, il fumetto digitale è perfetto per spulciare nuove e vecchie cose che non si conoscono, se piacciono passare sul cartaceo di cui il fumetto da cui il fumetto non si distaccherà mai, spero. Poi, vabbè, c'è chiaramente... Questo sembra mio... Il saluto di Gaia, e poi c'è Cristiano Baricelli. Cristiano. Baricelli, scusate, bellissima mano, e riesci sempre a trasmettere delle atmosfere che non è poco. Grazie, grazie mille. E poi c'è il e saluto... poi c'è un ciao dos da Mauro. Il mio compagno d'accademia che voglio molto bene. Beh, visto che abbiamo parlato un po' di digitale eccetera, un po' di cross medialità, ecco, tra fumetto e altri media, visto che comunque tra fumetto e videogiochi, fumetto e telefilm, penso a, che ne so, adesso con Invincible piuttosto che Assassin's Creed che è diventato poi anche un fumetto, o Fortnite che è un videogioco, come lo vedi questi mischioni di cose? Beh, e mi sembra, diciamo che forse adesso rispetto a poco tempo fa vanno in continuità, quindi c'è il personaggio che magari trova il suo spazio per certe saghe nei fumetti o magari nelle serie, quindi ormai oppure non è a caso che se un progetto vincente, una proposta vincente per una casa editrice adesso deve essere anche proponibile per una serie. Quindi diciamo che ci stiamo staccando dal mezzo, ma la storia può usare diversi media, insomma. Diventa quasi una cosa sola distribuita su diversi canali e questa cosa è molto interessante. Per esempio, tra i lavori che adesso dovrebbero entrare, che dovrà iniziare, è anche il cross tra fumetto e gioco in scatola. Wow! Sì. Ma questa è una cosa interessante, che è un po' diversa dal videogame, no? Cioè, diciamo, un ritorno del gioco in scatola, il gioco da tavola, insomma, che secondo me che offre una maggiore interazione fra le persone. Secondo me è un mercato adesso come non mai assolutamente conveniente per un disegnatore proporsi. Per esempio, io stesso, che non sono un grandissimo giocatore di giochi in scatola, con la pandemia mi sono ritrovato a comprarne diversi e a iniziare, non dico appassionarmi, però avvicinarmi leggermente sui giochi scatola per giocare con gli amici quando si può, o, e a,
e soprattutto comunque giocare in un contesto di casa. Ma vedo che adesso ci sono un sacco di proposte e bellissime idee che possono fare tra disegno e gioco. Nella Lucca di Geppetto io uscì anche con un gioco in scatola che si chiama Michael, dove ho disegnato praticamente tutte le carte di gioco. È quello dove c'è tipo Split, dove c'era la stessa esatto, persona. Esattamente. Mi ricordo esattamente. Qualcosa. Sì, ah, sì. Non lo sapevo questo, Francesco, oh, bello. Come tipo Split? C'era il personaggio? Sì, ve lo faccio vedere. Sì, grazie, cioè, questo me lo voglio recuperare, da amante di giochi in scatola. Che poi è una cosa che mi diceva Francesco, in effetti è tornata adesso durante il lockdown, ce lo raccontavano anche un po' di amici che abbiamo lì del Taranto Comics, che appunto gestiscono le aree game, che hanno lavorato tantissimo durante il lockdown, almeno a livello di ordinazioni e di vendita online del gioco in scatola, che poi è un fenomeno che adesso si sta ritornando un attimino in auge, dopo essere stato per tanti anni un genere quasi di nicchia, dopo i fasti che ha avuto negli anni Ottanta con il commercio, diciamo, di giochi un attimino più basilari su larga scala. Adesso invece sta tornando la passione per il gioco in scatola. No, è proprio... Quindi Francesco, vediamo un attimo il tuo. Sì, aspetta che lo metto, voilà. Questo è Michael, questa è la copertina. Bello. È un gioco in scatola. Questo lo voglio recuperare. Dove diversi... Perché parlavi di Split? Cioè, diciamo che si possono avere varie personalità, come funziona? Ma praticamente, aspetta che può aprire qua. Praticamente tu giochi contro Michael, che è un personaggio che ha molteplici personalità. Ecco. Il tuo scopo è ostacolare o comunque cercare di essere protettivo, insomma cercare la personalità che ti fa arrivare al dunque. Un gioco che si può giocare anche da soli o in squadra, tu comunque sei un team di gestisci un team di studiosi, di psicologi che appunto cercano di combattere, di risolvere il caso. Intanto sto vedendo le carte su Google, sono meravigliose, complimenti Francesco. Mi sa che fai prima in Google che io aprire sto coso. Sono 80 carte, se non sbaglio, qualcosa del genere. Dovrebbero essere 80 fantastico. Se non sbaglio. Vabbè, sì, ragazzi, sì. Vi consiglio di andare a vedere in Google le cose. Perché non c'è... Sì, assolutamente. Diamo un'informazione gratuita, se è disponibile. Hanno questo stile qua, sono metto tutto schermo, ecco qui, quindi sono non si vede bene, sono a colori, sono molto no, bellissime. Bella. E casa editrice? Allora si chiama Dar Calamaro. Sì. Sì, è praticamente una costola di Man Calamaro. Praticamente adesso Man Calamaro ha voluto fare una linea più dark ed è nata proprio con questo gioco qua, e insomma siamo in cantiere un altro gioco con loro ed è veramente bello, e dove ci sarà un connubio anche col fumetto, quindi è una cosa molto interessante. Ma con un fumetto esistente? Beh, questo è molto creato per il gioco, creato apposta. Bello. Sì anche poi se non sbaglio c'è stato già. Siamo partiti. Scusa, Francesco, vai. No, che fortunatamente questo è uscito a Lucca e tantissima gente veniva a farmi, poi io ero nello Stand Bugs e veniva con la scatola a farmi firmare la scatola di questo gioco, quindi uscire a Lucca con un gioco che si lega al fumetto penso che sia bellissimo, cioè quindi sarà molto interessante. Purtroppo non posso dirvi tantissime cose perché siamo ancora in fase di progettazione, ma diciamo che appunto i giochi sono un approccio artistico e soprattutto creativo dove mi piacerebbe approfondire molto. Intanto c'è una domanda molto bello. Beh, questa cosa mi affascina, Francesco, mi hai dato veramente una bella notizia, oltre che di Michael non lo sapevo, andrò a recuperarlo in qualche modo. Bene. Allora, c'è un'altra domanda interessante di Massimo Chapeau, che dice: una curiosità, cosa ne pensate delle riviste contenitore
anni 80 e 90, molto belle, dove venivano presentati fumetti a puntate in stile cortomartese, comic art, e oggi ancora Linus in edicola. Francesco, tu aderiresti ad un progetto del genere? Sì, sì, anche perché, per esempio, sono uscito con una delle mie prime, dei miei primi ritorni nel fumetto era con la rivista Mostri, che è una rivistazione di splatter, quindi anche lì erano tantissimi grandi autori che proprio l'altro giorno ho ritirato fuori dalla cantina di mia madre uno splatter che io avevo vecchissimo. Cavoli, dentro c'è Roy, Brindisi, Bernet, cioè c'è dentro un sacco di gente, era un'antologica di splatter, quindi però diciamo che se il continuatore è buono e ha una direzione ben precisa, io aderirei assolutamente, come ho già fatto comunque con i ragazzi di Bugs. Senti Francesco, infatti adesso che sta per arrivare in edicola I racconti del Deriling, che è diciamo un'antologia di racconti presentati precedentemente su Mostri, mi domandavo se ci sarà anche uno dei tuoi racconti, no, in questa prima uscita. No, non ancora. Non ancora. Quindi ci sarà in futuro. Bene. Ci sarà uscito sul 7 di Mostri, giusto? Quindi se io sono uscito sul 5 o sul 7? No, sul 7 ho fatto la copertina. Io mi sa che sono uscito sul 5. Ho fatto la copertina sul Mostri 8, forse. 9? Ok. 9? Va bene. Sì. Quindi se vanno in ordine sarai sul numero 2 di Deriling. Vediamo, guarda, è un periodo strano questo, perché appunto complice la pandemia, complice comunque case editrici, e chiunque sta preparando dei progetti aspetta il via ipotetico, aspetta la prospettiva per farli appunto partire. Diciamo che sono in un periodo dove non stava partendo niente, nel giro di pochi giorni riparto tutto. Quindi certe volte mi sono ritrovato a rifiutare cose. Ma infatti, Francesco, ti volevo chiedere anche se c'è la possibilità di vederti su un Samu esterno in futuro. Ma guarda, no, adesso non è in previsione. Cioè, poi a me piace molto il lato marginale della cosa. Infatti ho sempre chiesto a Gian di magari delle parti tipo, non so, anche un Color Fest di Samu, dove magari potevo sbizzarrirmi di più o cose del genere, cioè, ma Samu Stern proprio come album non è in cantiere, no. Senti, cioè, poi vi lascio un po' spazio, ragazzi, vi lascio un po' di spazio. Volevo cogliere al volo questa opportunità che mi ha dato Francesco per chiedergli, e invece del Color Fest di Dylan Dog, sul quale sei al lavoro, che cosa ci puoi dire? Che devo finirlo. Nulla. No, io ho finito la prima storia ormai 2 anni fa, ho finito la seconda storia sceneggiata da Marco Nucci a maggio di quest'anno, e poco tempo fa Roberto mi ha detto chi sarà lo sceneggiatore della terza, quindi sta arrivando la terza storia, quindi sto aspettando che arrivi del materiale. Quindi non è tutta la sceneggiatura ancora, cioè ti stanno arrivando, diciamo, in corso d'opera. Sì. Oh, se volete vi faccio questa piccola anteprima delle... Ma non lo devi neanche chiedere, guarda. Aspetta, mi sono messo in Italia, però. Sì, hai cosa? Detto Lucci sulla seconda, Recchioni sulla terza, la no, prima? Non, sulla terza non sarà Recchioni, e adesso non vi dico chi è, perché non è ancora confermato. Sulla prima c'è Federico Rossi Drighi. Oh, bello. Ah, ok. Bello. Sì, sì. Autore che io amo alla follia. E la storia è bellissima. Invece quella di Nucci è molto Polanski come storia, perché Nucci è uno psicopatico. Non diciamogli. La fortuna di questo Color Fest che sto lavorando con i miei sceneggiatori preferiti, quindi vi faccio vedere qualcosina proprio al volo. Vediamo con grande piacere, Francesco.
Grandissimo, sì. Allora, share screen. Share screen. Facciamo Quante finestra. belle notizie stasera. No, Sì, è vero. Luigi sta Ah, già mettendo sì. prenota sul color. In realtà vorrei dirvi qualcosa di più effettivo, però sono tutti progetti che sta battendo questo, ma non posso. Tipo, adesso c'è un progettone grosso che sto facendo di 130 pagine che uscirà a dicembre dell'anno prossimo, ma non in Italia. Ah. Secondo me in Quindi, Giappone. vediamo. Ah, ci è Allora. andato vicino perché lui non ha detto di no, ha detto un vediamo, diciamo che è quasi una mezza missione. Allora, proviamo a condividere. Eccoci qua. Ditemi se vedete. Arriva, Sta caricando, va, si vede benissimo. beh, ragazzi, cioè, si stai facendo un Ragazzi, qua regalone abbiamo lo scoop, incredibile. ragazzi, abbiamo È l'anteprima, abbiamo tutto. vero, eh? Ma che bella che sei. Queste sono la tavola iniziale della storia Connucci, qua la versione in bianco e nero. È una storia appunto alla Polanski, è una storia ambientata nelle campagne inglesi, come piace a me. Senti, Francesco, la colorazione sarà in digitale? Questa colorazione è già stata fatta da Francesco Segala, che è il colorista di Geppetto. Di Geppetto, esatto. Ha quei bei colori, belli cupi, diciamo, molto creepy anche, Adesso ci arriviamo a Geppetto, sì. Ecco, Oddio, la lascerei anche così, tanto è bella. Cioè, infatti, sì. guarda che belle le foglie che escono dalla vignetta, che meraviglia. Tocco tuo o di sceneggiatura? Bellissima No, le foglie è roba mia. come idea. Bravo. Ma Poi ci comunque sono sono meravigliose. delle scene di flashback con qualche retino un pochino più. Comunque, Francesco, devo dire che secondo Hai me faccio col cappello. sono già meravigliose così, non necessitano di colore. Niente, dai. Che bello, ci sono dei piccoli dettagli che escono appena appena dal bordo delle vignette che sono meravigliosi. Ne ho visto la falce nella tavola che hai mostrato prima, cioè è proprio bellissima come cosa. Sì, poi vabbè, io sono un po' su sta roba delle foglie. Se ci fate caso, ci sono foglie anche, le foglie dentro quello che faccio hanno un certo tipo di percorso, cioè mi perdo via queste scemenze, anche in Geppetto, ma anche nel Dylan, cioè E spesso infatti stavo. fanno il giro della pagina e mi piace, tipo qua c'è la foglia in primo piano, ma qua c'è Che solo, poi bello. ritorna. Ma, a parte che poi le foglie uso come paraculate per coprire quello che non sono capace di disegnare. Ma vai. E io che pensavo che fosse la scelta ecologica, la scelta green, invece no, vedi. È la scelta paracula, invece. Bene, bene. Senti, Bravissimo. Francesco, se insisto su questo aspetto, perché poi posso essere anche noioso, ma non ci sarà la possibilità di avere una versione in bianco e nero, magari, non so. No, non credo. Perché sono meravigliose anche così, eh. Allora, per chiudere qua è stop screen, giusto? Sì, no, adesso lo Sì, rimuovo io. eccoci qua. Perfetto. Ah, ok. Ho sbagliato, ho fatto. No, No. hai fatto già tutto quello che andava fatto per bene. C'era una domanda Nel che ho visto frattempo, scorrere prima che era bellissima, però esatto, l'ho perché persa. c'è una domanda di Fabio Michelucci e poi sono piovuti un po' di complimenti per queste tavole che abbiamo visto in anteprima e grazie, grazie veramente di cuore, Francesco. Ma figuratevi, quando Bellissimi. se dico io grazie a voi. Vediamo un po', Fabio, cosa dice? Allora, praticamente dice buonasera a tutti. Non so se è stata già fatta questa domanda. Vorrei sapere a Francesco Rossena se venisse offerto una nuova serie, che genere gli piacerebbe fare? E se ha una storia per l'Italia nel cassetto. Se ha una storia per l'Italia nel cassetto. Sì. Allora, io e Federico Rossi Drighi stiamo preparando una proposta per Shocktom. E qua fa parte sempre di tutte le cose che ci sono nel pentolone. E quella è una storia fantastica, una riproposizione di un romanzo. Diciamo, però rispondere alla domanda forse su che genere, vabbè, a me piace appunto Londra vittoriana, quelle menate qua, robe abbastanza storiche. Diciamo che non,
non farei un fumetto attuale, non farei un fumetto ambientato, a meno che non sia ambientato nelle campagne anche americane, insomma non mi piacerebbe fare un fumetto metropolitano, cosa la Gideon Force praticamente. Esatto, molto o molto bene. Soft Things, The Kid, The Children, tutte quelle cos'è Soft Things? Skin in the Children, quello di Dell'Ed era di sì, esatto. Quello della sì, non mi ricordo la casa editrice, la vabbè, comunque si la come sì, la Boom Studio. Mentre parlate recupero qualche boom. Che è passato boom prima. Il tratto di Francesco è poetico e inquietante allo stesso tempo, davvero unico, non possiamo che essere d'accordo. Gaia dice bellissime, Massimo chapeau, non la colorate vi prego, quindi si riferiva alle tavole. No, è bellissima colorata. Complimenti bellissimi da parte dell'amico Mauro. Grazie. Molto bene, molto bene. Colorato, tra l'altro, ragazzi, Dossena, colorato è qualcosa di... cioè, con tutti cioè io ho potuto vedere, bellissimo in bianco e nero, ma bello anche colorato. E veniamo qui all'esperienza con Geppetto. Com'è stato misurarsi con un personaggio che comunque viene considerato secondario, perché comunque la storia è Pinocchio, qui abbiamo, c'è stato un focus su Geppetto. Ma fortunata, allora, Geppetto è nato come una di tre storie che dovevano far parte di appunto una collana di fiabe. C'era Geppetto, Hansel e Gretel e i tre porcellini. Poi Gianmarco Fumasoli ha iniziato a sceneggiare Geppetto, si è preso bene e alla fine abbiamo deciso di dargli più aria e quindi fare più pagine. Che poi finisce anche abbastanza subito, quindi avrebbe bisogno ancora di più pagine. Però si era appassionato alla storia e abbiamo deciso di fare quello. Ho trovato le immagini su Google, ma vediamo l'originale. Okay. Poi in sé a me Pinocchio come personaggio è sempre stato un personaggio che ho sempre odiato, non so perché. Perché, poverino? No, perché buona storia. Mi ricordo da piccolo la tristezza del film con Manfredi, cioè... Un personaggio al quale i genitori ti paragonano sempre quando sei piccolo. Esatto, no. È di Pinocchio, ti vengono le orecchie da un asino. È vero. Poi avevo anche un Pinocchio di gomma bruttissimo a casa, non mi è mai piaciuto. Francesco, il film della Disney, cioè quello lo detestavo alla grande. No, infatti è quello che avevo di gomma. Ah, ecco, perfetto, vedi. Ma quel Pinocchio di gomma avrà inquietato forse la metà di noi, insomma, era in tutte le case quel Pinocchio. Sì, ma se vai nei mercatini di giocattoli usati, lo vedi lì? Bravo. Ne hanno venduti un miliardo, sì, ne hanno venduti un miliardo, li trovi ancora ovunque. È stato inquietato da tutte le famiglie d'Italia quel povero. Aspetta, quindi le tavole di prima di Dylan saranno colorate in questo stile? Bene o male, sì. È lo stesso, è lo stesso colorista. Allora, un po' più piatto, un po' meno colori forse, se possiamo. Credo di aver visto una tavola o un'illustrazione tua, Francesco, con un Dylan immerso in un lago di sangue. Sì. Cioè, rosso, che era meraviglioso, però non ce l'ho sotto mano, se no ve la farei vedere. Io non ci dormo stanotte dopo questa. Diciamo che all'inizio io volevo fare un Pinocchio dove rimaneva un pezzo di legno. E quindi la storia doveva girare su Geppetto. L'idea mia era quella che Pinocchio era una massa informe legnosa che spiava Geppetto nella sua quotidianità, insomma. E dopo, da questo input, Gianmarco ci ha costruito tutto. Io volevo che Geppetto portasse a casa il tocco di legno e dopo gli succedevano le sue vicissitudini, e dato che il tocco di legno aveva un'anima in sé, vedeva, sentiva, percepiva Geppetto, ma non era il protagonista. Bellissimo. E dopo Geppetto ha preso piede, insomma, come avete visto. Allora, bene. Recupero un attimo il commento di Lorella. Scusate che mi ecco. Una delle mie domande non tecniche. Sì. Che anima hai tu?
che sei il disegnatore che riesce a mettere a nudo e profondamente con un disegno l'anima di ogni suo personaggio. Siamo nella sfera qui di, come si chiamava quello che faceva le domande di notte? Di, Marzullo. Siamo entrati, Lorella ci porta nella, in un'atmosfera marzulliana. Ma non lo so, che anima ho io, evito anche di domandarmelo. Infatti, perché, il commento perché, fuori campo. Sì, infatti. Diciamo che con Dylan ogni disegnatore prende una sfaccettatura diversa e io volevo capire qual era il mio spazio. Diciamo che all'inizio disegnavo sempre un Dylan molto più malinconico, e prendo Dylan come esempio a parte perché è uno dei miei personaggi preferiti, ma è quello su cui io studio anche delle cose, quindi diventa quasi un feticcio su cui io lavoro. Ogni volta che ho un cambio di stile io lo sperimento su Dylan, quindi uso sempre quello come mezzo. Oltre, diciamo, Dylan, che è la cosa che ti sta impegnando più di altri in questo momento, c'è un personaggio che ti piacerebbe, insomma, disegnare, illustrare per realizzare una storia? C'è un personaggio esistente? Sì, esatto. Le altre case editrici, americane, italiane, insomma. Io una cosa disneyana disegnata da Francesco mi piacerebbe. Sì, io Biancaneve vorrei. Per assurdo, a me piacerebbe disegnare Nathan Never, però quel periodo degli uomini ombra, quello disegnato da mare, nei bassi fondi delle città. Cioè, è molto bello. Dove ci sia la fantasia. Molto cyberpunk. Sì, ma molto sporco. Sui vampiri, quindi ci sta. Mario ha debuttato sui vampiri, quindi sul gotico. No, Mario ha debuttato negli uomini ombra, il numero 4 forse. Così presto, me niente lo ricordavo dopo io. Ma bravo, no. Pure io. Vampiri intorno al 35, Vampiro 36. Una 26. Cosa... Uomini ombra. Ecco. L'abisso delle memorie e gli uomini ombra. Erano due numeri attaccati. Oh, delle memorie e gli uomini ombra. Ah, sono intorno al 10 quelli. Tra l'altro, Nicola Mari lo avremo il 28, il 20 maggio, per cui avremo modo di chiederglielo direttamente. Comunque mi fido. Io quando ho visto quelle tavole lì, quello fa parte di un tac generazionale, cioè mio personale, che quando ho visto quelle tavole lì ho detto voglio fare così anch'io. Sono fenomenali. Quelle mi sa l'hanno riproposto anche in un cartonato qualche anno fa, se non sbaglio. Sì, credo di sì. Sì, quelle due storie di Mari li hanno raccolti in un cartonato, sì. E poi in quel periodo, se non ricordo male, vabbè, ancora adesso, cioè era molto influenzato da Mike Mignola, no? Lo stile di Mari, cioè si vedeva, trasudava Mignola ogni vignetta. Sì. Ho detto male, non so, ragazzi, ho visto che vi siete un attimo... No, no, Mignola, no, io stavo pensando... Stavo pensando, cioè, che sono le storie di Nathan Never che preferisco, quelle. Quelle un po' più, ecco, meno fantascienza e più la vita nel futuro, ecco. Il fatto, a me il discorso anche delle città su più livelli, quei discorsi là mi affascinano tantissimo. Periodo in cui era quasi hard-boiled lì. Esatto, proprio quasi molto Blade Runneriano, cioè da quello... Bravo. Lo spirito iniziale di Nathan Never, poi dopo un po' si è perso. Aspetta, ma mentre disegni, visto che comunque sei tu che li metti in scena, perché mentre disegni sei tu che gli dai un corpo, li fai anche recitare nella tua testa, gli dai una voce ai personaggi? Non lo so, no, non forse incondizionatamente sì, forse magari sì, a volte mi accorgo più che altro che sto facendo le facce di quello che disegno. Cioè, quindi è più, proprio più recitazione che magari voce, più espressione. Allora, ragazzi, qua ci sono un po' di domande veramente belle. Sì, allora, veramente, vabbè, c'era una di Gaia anche. Vabbè, c'era Fabio Michelucci che insomma si riferiva al discorso che facevamo prima delle riviste contenitore. Horror, ok. Poi praticamente qui c'è il commento di Gaia: io con questa impronta immagino un fantastico mondo di End. Momo di End. Sì, sì, Momo, scusate. Stasera sono un po' così, ragazzi, scusatemi.
Credo sia molto difficile definire l'anima di un artista. La cosa più importante per un fumettista è essere riconoscibile ed Ossène è riuscito ad esserlo, così come tutti i grandi disegnatori. Grazie. Assolutamente vero, Massimo. Vero, Vero. vero, vero. Io per Io ho un pazzia vorrei vedere un bellissimo. po' Zagor. Vi faccio vedere un'altra cosa, anteprima. Uscirà un portfolio, non so se avete seguito, su Ken Parker. Va bene, volo. E niente, parteciperò anch'io, ci sarà anche Milazzo all'interno e tantissimi altri autori come Breccia, e quindi dentro Ci credo. ci sarà Aspetta questi un due. attimo. Oddio Dai, mio. che bella! Dai, fantastico. La parte del Favolosa. Paradiso e la parte degli Inuit del Nord è bellissima. E niente, anche questo sarà in Complimentoni. arrivo. Ma hai Lui, scelto tu scusa, un questa portfolio sfida? su Ken Parker mi fa sognare, cioè penso ci sia un ritorno, faranno qualche storia nuova. No, No. avevamo già fatto un È una cosa portfolio così. sui puffi. Sì. Avevamo fatto già qualcosa 2 o 3 anni fa sui puffi, che poi è ricavato e è andato in beneficenza, e adesso lo stesso curatore lo sta facendo su Ken Parker con dei nomi giganteschi Anche perché Ken dentro. Parker è difficile fare qualcosa di nuovo, visto che è finito nel vero senso della parola. Cioè, Sì. non faccio Però sì, spoiler, no, però. pensavo qualche scamotage per riportare qualche storia, non lo so, No, una. no, è totalmente un'iniziativa indipendente con Perfetto, va l'autorizzazione. bene. Va bene così. Tra l'altro, neanche a farlo apposta, Ken Parker è l'unico personaggio western che ha avuto il team up con Dylan Dog, eh? Cioè, neanche a farlo apposta. Team up? Ma dove? Era uno dei Ken Parker Magazine disegnato da Ambrosini, tra l'altro, e Ah. c'erano Ken Parker incontrava Dylan Dog. Era Non una ce l'ho. storia Come l'hanno con reso possibile questa cosa? C'è cioè una specie di un temporale. quadro, con un quadro e una seduta spiritica, se non sbaglio. Ci sono anche un paio di scambi divertentissimi tra i due che sono geniali. E se non sbaglio c'è anche il buon vecchio zio Marty che si incontra con Ken Parker, però quella non me la ricordo bene. Però mi sono Poi venuti in mente proprio Flash. Ambrosini era anche dentro tra i disegnatori. Sì, li ha fatti entrambi, Ecco, quindi. sì. Si chiama, non mi ricordo, si chiama Illusioni, forse. Non mi ricordo, Andrò a dovrei andare a recuperarlo. pescarla. Era su un Ken Parker Magazine di seconda metà anni Sì, 90. ogni tanto poi mettevano delle storie di Dylan Dog, di Tex anche hanno messo ogni tanto, certo. Però così, quello era con un team up. Roberto, il tuo input per Geppetto con Pinocchio, massa informe di legno, era troppo di rottura, il pubblico non era pronto. Non che la versione finale di Geppetto sia per educande, per farla vedere ai miei bambini ho dovuto applicare qualche censura. Abbastanza. Vabbè. Poi ci sono qui altri complimenti per le tavole. Questa per Adesso. quella di Ken Parker, è arrivata mentre mostravi Ken Parker, bellissima. La tavola è stupenda, unica. Siamo d'accordo. Ma l'hai scelto tu lo stile, cioè nel senso l'idea della figura o ti hanno dato No, un'indicazione? l'abbiamo discussa con il curatore. Poi vai, Ken Parker è penso uno dei miei fumetti preferiti in generale. Eh beh. Quindi l'obiettivo è che ogni illustratore prendeva una storia, insomma, o qualcosa che rappresentasse ogni albo. Tu ne hai prese due praticamente lì di storie. Hai preso quella del processo e quella del nord quando perde la memoria, l'Hakkimacho. Ma no, questa è quella proprio del processo dove ci sono tutti gli animali. Poi dopo io gli ho messo la divisa, però gli ho messo Ah, ok. già la. Sì, sono andato avanti perché dopo sarebbe finito appunto in galera. Francesco, si sarebbe Se preso sarei Milazzo presente all'interno di un nell'Olimpo. progetto con Milazzo, sei entrato nell'Olimpo. Sì, entra nell'Olimpo. Senti, Ci Francesco, starebbe. invece, ti volevo chiedere se c'è in programma la possibilità che tu possa anche ritornare sulla serie regolare di Dylan in futuro. Vediamo, prima finiamo il collo, dopo vediamo cosa succede. Diciamo che è un mio grande obiettivo. Ora una delle mie più grandi ambizioni. Beh, Ma completa un comunque, quarto tavolo. ripeto. Dicevo, Senti.
dicevo, comunque aver esordito sulla serie regolare in uno dei cicli, come dicevo inizialmente, tra i più importanti degli ultimi anni, quello che decisamente ha riportato, ha avvicinato anche tantissimi lettori, quindi a Dylan Dog, quindi sicuramente in tanti ti hanno potuto apprezzare, Questo grazie è al... un numero Ecco, sì, sicuro. tu hai... Io quello ce li ho... Io ho preso la ristampa, È quelli uscito anche in là Francia. ce li ho imbustati, immacolati, quelli là. È uscita anche l'edizione bellissima in Francia, tra l'altro, di Moschito, sì, devo questo. comprarla. Bello. Non ho capito se è un volume o due, però li ho visti... Adesso è uscito il 401, Uno. 402. Però sono in grande formato, non Sì. sono formato buoni, sono belli. Devo prenderla. Perché in Francia sì, sto formato nostro non è che non sono abituati, non sarebbero abituati altrimenti. No, ma comunque non pensavo, ma poi anche l'accoglienza è stata molto buona. Pensavo che invece mi sgridassero di più, insomma, ma invece il pubblico è stato abbastanza. Senti, c'è un commento di Massimo che è molto divertente. Vorrei vederti su Texas, sto bestemmiando. No, western mi piacerebbe farlo, ma non so disegnare i cavalli, quindi Aia. faccio un Fa western niente. con i dinosauri. No, puoi fare un western urbano. Esatto. Tanto li hanno fatti, quindi Ma magari no, uno un po' di ma meno. li ricarico. Ambientato nel Grand Canyon, dove si sparano dalle rocce senza usare i cavalli, così non. Il ricalco è Un bellissimo. Tex appiedato o in diligenza, magari. Diligenza la tira il cavallo, però. Come gli spietati, una delle scene di. Giusto, bravo. Una volta Bello. ho disegnato un Tex e chi cura la pagina, che è un mio conoscente, chi cura la pagina ufficiale di Tex da Bonelli, fa: guarda, a me piace tantissimo, chiedo se posso pubblicarlo nella pagina di Tex di Facebook. E gli ha risposto Boselli, non so chi gli fa. E Tex non può essere mai malinconico, perché ovviamente il mio Tex era un Tex triste, capito? Beh, oddio, io mi ricordo certe, soprattutto No, nei Tex text non è quelli mai di malinconico. interpretazione. L'interpretazione che gli diede Roy in quella notturna particolare era abbastanza su Ma te quel parli tono. del Texone, Sì, del Texone. È che è l'unico uno modo dei che hai miei per vedere un Texoni text diverso. preferiti. Ma quando è malinconico è tutto in ombra, quindi non si vede. Dovevi Se mettere un po' no di non mi foglie. ricordo. Un po' di Esatto. foglie sul volto di Tex con le coperte di foglie, Però magari. scusa, ci sono adesso che stanno facendo la collanina chiamo collanina perché sono piccolini gli albi dei cartonati alla francese con dei text Quello è diversi diverso, su sì. Tristano. Sono più sperimentali, sì. Più sensibile, diciamo. Sì, pensavo a quello di il primo di Serpiere che fece tanto scalpore, eccetera. Quindi Ah, no, immagino, certo. magari spostandosi un po' lì si può dare un'interpretazione non malinconica, però diversa. È arrivato qualcosa dalla regia, vedo che ti sei messo lì. Perché appunto Elena sta lavorando appunto con Boselli, così, quindi sa benissimo che Il Tex. Dampir. Aspetta, aspetta, ci devi dire, è davvero così terrificante Boselli sul lavoro? Boselli è perfetto. No, dice che è perfetto Boselli. Aspetta. Tanto Non... prima o poi Elena la vorremmo qui, magari quest'estate in concomitanza con l'uscita del Color. piacere, certo. Scusatemi, ho perso un pezzo. Beh, il Color esce domani, quindi. No, No, parlo del il color Dampier di Color. Grand Canyon. Ah, il Dampier Color che esce a luglio, E lì ci sono giusto? le tavole, non la copertina, insomma. Comunque, giustamente Fabio dice una cosa che era abbastanza nota, che anche Magnus non sapeva fare i cavalli, la faceva fare a Romanini, in pratica, quando ha fatto il suo Tex. Anche se non so proprio sicuro al 100%, però diciamo Alcuni che. cavalli di quel Tex sembrano un po' Jolly Jumper, quindi No, comunque, adesso abbiamo scherzato. Sul Tex ci arrivi, ovviamente, dopo un po' di tempo, e se Jumper. hai gli attributi giusti per farlo, insomma, cosa che io no. Però mi piacerebbe fare un western, lo farei, sì. Non lo so perché, ma mi piacerebbe con tu Diabolic. Non so perché, ma non ci vedrai lontano da Diabolic. Non so perché io mi vedrei con una giornata che dura 48 ore.
Sì, effettivamente stiamo sparando un po' No, più. ma perché mi E piacciono un sacco di infatti. cose, io vorrei fare tutto. Sì, è vero. Anzi, noi ti vorremmo vedere su tutto, soprattutto. No, Bene, ragazzi, io vai lì. ripeto, delle storie disneyane con i paperi disegnate da Francesco ce le vedo, ma proprio un po' come gli esperimenti che stanno facendo in Francia, non sarebbe male, non sarebbe male. Vediamo. C'è Massimo che dice una cosa che poi ti ho chiesto su Samuel, saresti perfetto. Abbiamo tempo, ragazzi. Vedremo, vedremo, dai, magari più avanti, ma su qualcosa prima o poi ci sarà. Perfetto. Bene, ragazzi, allora vogliamo partire con il giro di domande finali, visto che diciamo, abbiamo superato l'ora, non vogliamo trattenere oltre il nostro ospite. Se Luigi fa il domandone finale, a meno che, diciamo, anche prima un po' è stato bruciato da Francesca È questa domanda. stato un po' bruciato il domandone finale, Francesco, quello che chiediamo ogni settimana ai nostri amici, a chi viene a trovarci, è cosa stai leggendo in questo momento, o comunque cosa hai letto recentemente che potresti anche consigliarci. No, beh, allora, Fromel è lì, non l'ho ancora iniziato. Poi comunque, adesso sto rileggendo La Lega degli Straordinari Gentlemen. Ah, meraviglioso. Bello. Sì. Di Moore. E poi ho preso, vabbè, sto recuperando i Dylan, quindi ho preso Old Boy, cioè c'è un sacco di roba da prendere. E poi voglio prendere un bellissimo album che uscirà per Panini, che Cosa? è quello della tizia con lo scheletro. Panini, tizia con lo scheletro. Carmen, quello voglio prenderlo. Guardatelo, Carmen uscirà per Panini, bellissimo. Disegni stupendi. Chi è? Di chi sono gli Esatto. autori? Si chiama... Adesso ve lo dico. Devo dirlo Aspetta, io. cerco anche Vai. io. Ma uscirà nel senso che è stato annunciato o sai che dovrà uscire? Non sappiamo Sì. quando. È già uscito per Image, adesso lo stanno Era già traducendo. Image e lo stanno traducendo. Ah, Quindi, ecco. quello proprio, cioè, per dire cosa vi consiglierei, non so cosa vi consiglierei, ma so che io vorrò leggere quella cosa lì. Quindi Carmen delle Email, sono curiosissimo adesso. Da Gillian March. Di Gillian Marsh. Gillian Marsh. Sì, ho trovato la. Benissimo. Ci hai dato un Poi ci input. andiamo a dare un'occhiata nel dettaglio, Molto bene. bello, molto bello. Francesco, quando facciamo questa domanda agli ospiti, poi noi piangiamo perché dopo andiamo a Ci svuotare roviniamo. le nostre tasche sistematicamente appena finita la diretta, alle 11 sfondiamo le librerie e le Ma poi fumetterie per rubare tutto quello che ci non vi sono utilissimo perché, come vedete, io non ricordo né titoli né nomi, cioè io mi dimentico subito tutto. No, vabbè, insomma, qualcosa l'hai detta. Non... No, vabbè, ma l'importante è, come si chiama, ricordarsi le opere, dopo il resto si richiama. Tanto c'è San Esatto, Google, esatto. tanto c'è la tecnologia Bravissimo. che ci viene incontro. Sì. Bene, se non abbiamo altre domande, io andrei a chiudere allora, ragazzi. Che cosa ne pensate? Va bene, Francesco, se non so se vuoi aggiungere Assolutamente. altro, intanto per noi è stato un vero, un immenso piacere averti. Abbiamo avuto anche una chat infuocata stasera Sì, è con vero. segno che sei molto seguito e apprezzato, come dicevamo nell'overture di questa diretta. Quindi noi non possiamo che ringraziarti. Tra l'altro ho dimenticato di tirar giù, ce l'ho adesso nell'altra stanza. Ho ricordato che ho un bellissimo, una white cover di Dylan Dog realizzata a quattro mani al Taranto Comics, Vero, di un non è bel vero. Dylan Dog malinconico con una Mater Morb invece realizzata da Elena, quindi lo conservo anzi, se mi date un secondo lo vado a recuperare, se nel Dai, frattempo vai, vedo chi lo trova, curiosità, così cioè, ci manca solo. piossiamo in questo Anche modo. Arrivo subito, peccato arrivo non vedere. subito. Tra l'altro, Francesco, questa cosa che ci sta mostrando Luigi, ce l'ha mostrata in un'altra diretta qualche tempo fa, quando parlavamo dei nostri acquisti e dei volumi che abbiamo, diciamo, per i quali conserviamo uno dei ricordi migliori. Lui ci mostrò questa white cover, è molto, molto bella. No, no, mi fa piacere. Poi Taranto è stupenda, ci siamo trovati benissimo, quindi è stato proprio un bel ricordo. E
Sì, tra l'altro noi non vediamo l'ora che si esca da questa situazione. Infatti, il resto d'Italia, per poter ripartire con le fiere e potersi incontrare con gli autori anche di persona, perché comunque... ecco, lui che non è mai venuto a Taranto Comics, praticamente. Eccolo qui. Allora, adesso a proposito di foglie... Hai visto? Hai visto? A proposito di foglie, ragazzi, le foglie le ho inventate io. È vero, esatto. Le foglie le ho scoperte io, le foglie nel fumetto. Luigi, stavo dicendo a Francesco che tu questa cosa ce l'avevi già mostrato in un'altra occasione, perché talmente ti era piaciuta, era legata a un bellissimo ricordo, che in un'altra diretta ci avevi mostrato questa white cover che è veramente bellissima. E beh, ragazzi, ho messo su una fiera per avere questi sketch, quindi grazie ancora. Grazie a voi. Che benissimo, bella. Noi salutiamo, non possiamo che ringraziare Francesco, lo salutiamo ancora. Grazie a voi, è stato un piacere. Noi, anche per noi tantissimo. Noi come Pop Culture vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, dove avremo una coppia diabolica. Giulia Francesca Massaglia e Stefania Carretta, scusate, ma stasera proprio non ci sono, autrici dei disegni di Tema Scomparso, una delle due storie che sono presenti sull'ultimo Grande Diabolic. Per stasera è tutto, io vi auguro buonanotte insieme a Luigi e a Gianluca. Francesco, grazie ancora, salutaci Elena che ci ha tenuto compagnia fuori campo, ci vediamo... Tanto recuperiamo il Color Fest con la sua copertina, ma poi ci vediamo fra qualche mese su Dampir. Sono molto molto curioso, eh? Quello anch'io. Molto. Anche lei, anche se fa... Anche lei. E grazie Boselli che l'ha tirata in mezzo a questo punto. Assolutamente. Benissimo. Grazie Francesco, ci vediamo. Grazie, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.